si è svolta al Nikolaus Hotel di Bari, la 26esima edizione del Forum di Medicina Vegetale, il tradizionale appuntamento di fine anno dedicato alla difesa fitosanitaria e gestione delle colture organizzato da ARPTRA in collaborazione con Europe Direct Puglia e CRSFA Basilica Ramia. 26esimo Forum di Medicina Vegetale, un grande appuntamento annuale dell'Associazione Regionale Pugliese dei Tecnici e Ricercatori. Quest'anno abbiamo condiviso i temi di Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita, con un sottotitolo che è un po' l'icona di questo forum, cioè la sfida dei tecnici per la sostenibilità delle filiere agroalimentari, cioè praticamente dal 2030 al 2050 dobbiamo nutrire 9 miliardi di persone, dobbiamo nutrire 80 miliardi di animali d'allevamento e quindi con una terra che diminuisce, un cambiamento climatico, abbiamo necessità di implementare innovazione tecnologica, abbiamo necessità di permettere alle generazioni future di vivere un pianeta sostenibile e quindi l'impegno dei tecnici e il ruolo dei tecnici è estremamente, estremamente importante nel divulgare, nel far sì che queste buone pratiche agricole necessarie vengano diffuse sui territori. Una grande sfida ed è il tema di questo 26esimo forum che ha avuto degli ospiti veramente importanti. Da consolidata prassi, molto validi gli interventi di approfondimento tecnico. La Drosophila Suzuki è un moscerino che ormai è stabilizzato in Italia da 5-6 anni. Le prime segnalazioni di danni sono state effettuate nel nord Italia, in particolare nella regione appunto da dove vengo, dove attualmente è veramente una pestilenza. Si calcola che causi circa 10.000 euro all'ettaro di danno causato da questo moscerino. Le segnalazioni però sono state fatte anche in altre regioni d'Italia, in particolare anche in Puglia, dove il problema è stato riscontrato in prevalenza su ciliegio e adesso recentemente anche su vite e su fragola. Il problema non è gestibile assolutamente con il solo ricorso ai prodotti chimici. È indispensabile trovare delle forme di integrazione perlomeno di queste modalità di controllo e da noi si è sviluppato un piano territoriale di monitoraggio per capire quando è indispensabile intervenire e utilizzare anche questi attrattivi non solo per rilevarne la presenza e quindi condizionarne il momento di applicazione dei prodotti chimici, ma anche come strumenti di controllo diretto attraverso appunto l'uso nelle catture massali. Nel pomeriggio spazio alle comunicazioni delle società agrochimiche. Oggi abbiamo avuto il piacere di presentare il DeciStrap, la prima trappola che Bayer lancia sul mercato l'anno prossimo. È una trappola che agisce con il metodo dell'attract and kill. Cosa significa? Significa che all'interno della trappola è presente una esca proteica che ha un forte potere attrattente nei confronti della Ceratitis capitata, che è la mosca della frutta, e all'interno kill significa che c'è la deltametrina, che è una sostanza attiva di Bayer, su cui Bayer punta da oramai molti anni e che è considerato il piretroide per eccellenza, che ha un forte potere abbattente e che quindi riesce ad uccidere la mosca quando penetra all'interno di questa trappola. Questa trappola è un sistema chiuso, significa che è costituita da due parti di plastica, un coperchio dove è presente la deltametrina e una parte sottostante concava dove gli insetti, una volta che vengono a contatto con la deltametrina all'interno della trappola, rimangono morti all'interno della trappola. Quindi è un sistema chiuso dove non c'è contatto tra l'operatore che deve posizionare la trappola, perché la trappola è già pronta all'uso quando viene venduta all'utilizzatore, e non c'è contatto con la trappola, quindi la sostanza attiva e la frutta che è presente sui frutti, che è presente, scusate, sugli alberi. Oggi abbiamo presentato due importanti novità per due prodotti già conosciuti ma che hanno comunque avuto
notevoli estensioni di impiego recentemente, e che sono il Vaidate 10L, che è un nematocida, e il Lannate 20SL e Lannate 25VP, che sono due insetticidi. In modo particolare su questi due ultimi prodotti contengono una sostanza attiva che è il Metomil, conosciuta da parecchi anni, che ha comunque superato la revisione europea, è adesso perfettamente iscritta nella lista positiva e ha avuto recentemente delle estensioni di impiego importanti per quanto riguarda le colture protette tipiche anche di questa zona, come il pomodoro, come la melanzana, come lo zucchino, il cetriolo, eccetera. Ecco, e noi come società siamo una società fondata sulla scienza, costruita e in essere dal 1802, quindi 212 anni di storia. Ci teniamo a sfornare molecole nuove, ovviamente, ma ci teniamo anche a mantenere in essere e a cercare di migliorare le molecole che sono conosciute già da tanti anni, come appunto il Metomil dell'Annate e l'Oxamil del Vaidate. Ricordo che queste due molecole sono le uniche due appartenenti alla famiglia dei carbamati che sono sopravvissute alla scure della revisione europea. È stato il frutto questo di un lavoro intrapreso da DuPont più di 10 anni fa, con investimenti veramente importanti e che hanno comunque portato un ottimo risultato. Crediamo che questi strumenti siano importanti per la difesa delle colture orticole, soprattutto in questa zona in cui queste colture ancora rappresentano una fetta molto importante della economia per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli. Il 26esimo forum di medicina vegetale è stata l'occasione per ripresentare acetamiprid nella formulazione EPIC liquido. È una novità importante che ci accingiamo a portare sul mercato nel corso del 2015, una nuova formulazione, nuove colture sulle quali il prodotto è registrato, soprattutto vite, cereali, carciofo, ma anche una serie di leguminose, compreso cece e cicerchia. Abbiamo dei nuovi target importanti sui quali abbiamo esteso l'etichetta, target che sono specifici anche della Puglia, all'Eurocantus nello specifico, e in alcuni casi abbiamo fatto degli aggiustamenti anche sugli intervalli di sicurezza e sui dosaggi precedentemente impiegati. Ci ha fatto piacere presentare anche in questo contesto una iniziativa legata alla società SIPCAM Italia e all'Expo, in quanto la sede della società è prospiciente la struttura della fiera. Ci vediamo a Milano.